Va bene, come sapete, un talk non è un buon talk se non comincia con una domanda. Chi sa che, anzi, chi non sa cosa sono i pattern di Gutenberg? Sulle mani. Però non siate timidi, non vi vedo. Se fate così, giuro che non vi vedo. Ottimo, perfetto. Lo andiamo a scoprire insieme. Partiamo da lontano, perché molto spesso si parte da lontano. Tanti, tanti anni fa c'era una volta l'editor YZ Wing, come non so mai come si. Eh? Wyosing, grazie Margherita. Che era un fantastico editor in cui potevamo scrivere i nostri contenuti e rendere meravigliosi i nostri blog quando WordPress era uno strumento per i blogger. Poi WordPress è cresciuto, è diventato maggiorenne, non ancora in realtà, però sicuramente è cresciuto e ha avuto bisogno di trasformarsi. E nella sua trasformazione c'è stata l'esigenza di organizzare i contenuti in un modo un po' più flessibile da quello che permetteva appunto l'editor Wyosing. Mi faranno un meme su questa cosa, sicuramente. Quindi, designer si ingegnavano nel impostare dei layout per i loro clienti. Abbiamo fatto innesti sull'editor per avere preimpostati dei contenuti in modo che il cliente con un clic potesse inserire il contenuto formattato nel modo giusto e lo stesso riuscivano a rompere il sito. E poi finalmente è arrivato Gutenberg. E abbiamo cominciato a tirare un sospiro di sollievo perché abbiamo potuto cominciare a lavorare con dei layout che fossero più flessibili per noi, più comprensibili per il cliente e tutti abbiamo iniziato a divertirci. Poi sono arrivati i pattern e io ho fatto un balzo nell'ottimizzazione del mio lavoro. Non mi sono presentata perché l'ho messo alla fine, però mi pago le bollette facendo la web designer. Quindi, cosa sono i pattern? I pattern sono layout precostituiti che permettono di inserire sezioni articolate nei blocchi con un semplice clic. Alcuni sono già presenti nell'editor, non devi installare nessun componente aggiuntivo. Il mio talk è misto slide momenti live, quindi andiamo nel primo momento live. Questa è una pagina di un'installazione WordPress creata solamente con Gutenberg, solamente con i pattern. Quindi, com'è che si va a costruire questa pagina? No, non è quello che volevo dire, ma adesso mi riprendo. Ok, dove troviamo i nostri pattern? I pattern li troviamo andando a fare clic sulla pulsante azzurro in alto a sinistra e a fianco alla voce blocchi troviamo pattern. Quindi troviamo questi gruppi e layout di contenuto precostituito e per andare a inserirli basta semplicemente andare a fare clic sull'elemento che si vuole inserire. Questo velocizza in maniera esponenziale il nostro lavoro. Ovviamente velocizza il nostro lavoro se il pattern è già preparato. Nel momento in cui dobbiamo preparare un pattern, lì ci va del tempo. Ma in questo ci aiuta sempre WordPress perché esiste un repository per i pattern e lo andiamo a vedere più avanti. Perché io li uso? Velocizzo il lavoro di creazione dei contenuti, ripeto, avendo i pattern già preparati. Evito di installare estensioni non necessarie, a volte dedicando un po' di tempo a capire com'è la struttura degli elementi che vuoi inserire nella pagina, ti rendi conto che puoi evitare di andare a installare plugin aggiuntivi per arrivare a quel risultato. Ci va un po' di pazienza, ci va un po' di lavoro. Ma il tempo che usi quella prima volta, poi lo vai a riciclare su tutte le altre volte.
Do in mano ai miei clienti, scusate, non so come si pronuncia la schwa nel parlato, quindi vado a dare uno strumento in più per essere autonomi nella gestione del loro sito. Nell'esempio che vi ho messo, la cliente aveva bisogno di dare delle informazioni rispetto a un evento. Potevo installare un plugin di eventi? Sì, è pieno di plugin di eventi. Ma quanto di quel plugin di eventi serviva la mia cliente? Quasi niente. Allora, ho preparato un pattern dove lei dà le informazioni che servono per il corso e può andare a modificare molto molto velocemente. Quindi il sito non si appesantisce di un ulteriore plugin che potrebbe rallentare le performance. C'è un plugin in meno di cui preoccuparsi di un eventuale buco di sicurezza. La cliente è contenta. Posso creare una landing page in pochi minuti con i pattern? Lo scopriamo. Prima di tutto, come ho accennato prima, esiste il repository dei patterns. Nella versione italiana dobbiamo ancora mettere il link diretto ai pattern, quindi lo si può raggiungere con solamente mettendo l'URL. Portate pazienza, aggiusteremo anche questa cosa. Quindi andiamo a vederlo. Eccolo qua. Questo è il repo dei pattern di WordPress. Al momento, come vedete, di pattern ce ne sono diversi, perché se abbiamo 115 pagine, qualcuno si è divertito parecchio a preparare pattern. Sono organizzati per categorie, quindi qui potete andare a fare una selezione della categoria, del macro argomento che vi interessa, e quindi andare a scegliere i pattern che volete. Come per ogni altra cosa del repository, una volta loggati è possibile andare a inserire i pattern tra i propri preferiti, quindi avere sempre a portata di mano le cose che più ci piacciono. Non mi ricordo qual è la prossima slide. Ok, quindi come si usano i nostri pattern? Andiamo a là. Non fare scherzi. Lo andiamo a fare in live. Quindi andiamo sull'URL dei pattern, scegliamo il pattern che vogliamo utilizzare per il nostro layout. Si fa clic su copia. C'è proprio il pulsante copia, non ci si può sbagliare. E lo andiamo a incollare nella pagina o articolo o custom post type, insomma, quello che volete. Quindi abbiamo il pulsante copia vicino al nome del pattern, andiamo dentro il nostro pagina o articolo e facciamo incolla. Facciamo un bel login. Così vi faccio vedere i miei pattern preferiti. Ecco qua. Voilà. Qui ho una selezione di pattern. Come vedete, sono dei layout che penso che abbiamo visto tutti su un sito web, che sono molto molto usati, comunque a tenere un layout che già conosciamo all'interno dei nostri siti. Allora, io vado a modificare la pagina preposta. Ok, cominciamo con un header. Copia. Incolla.
0,00 niente. Poi i pattern sono ovviamente personalizzabili, non è che andate a incollare un pattern e così resta e ve lo dovete far piacere così, ma andate a modificare il testo, se volete andate a modificare i colori, insomma andate poi a usare il blocco di Gutenberg nel modo in cui si usa normalmente un blocco di Gutenberg. Mettiamo dopo, ci mettiamo questo. Allora, il pattern risponde alle diverse larghezze dello schermo, si fa clic sull'immagine del pattern, quindi si apre un'anteprima e voi potete vedere risponderà il pattern per esempio sul mobile. Andiamo a copiare. E lo andiamo a incollare. Queste sono immagini che possiamo andare a sostituire. Di nuovo andiamo a sostituire. Sono già preparate sulla nostra libreria. Ovviamente adesso verrà uno schifo perché non è una foto rotonda. Ok, meglio. La velocità con cui noi andiamo a realizzare una landing page dipende dal materiale che abbiamo già pronto per quella landing page. Per il tecnico è così, è veloce. Vado a riprendere i miei preferiti. Posso andare a mettere questo. Questo che ci piace. Questo. Renti fra di loro, ma la coerenza la andiamo poi a dare rispetto al lavoro che dobbiamo fare. Quindi con pochi click abbiamo ottenuto una struttura che può essere lavorata per essere migliorata rispetto al nostro obiettivo. Si vede che faccio l'insegnante perché a questo punto mi viene da dire domande, ma le domande sono alla fine, quindi. Ok. Quindi la risposta alla domanda che abbiamo fatto prima, posso creare una landing page in pochi minuti con i pattern? Sì e no. Con i pattern in pochi minuti costruisci lo scheletro della tua pagina, se hai le idee ben chiare sul layout. Devi poi considerare il tempo per le modifiche di testi, immagine, pulsante, colori. Io personalmente rispondo sì a questa domanda perché tendenzialmente ci sono, di solito in un sito web ci sono già abbastanza contenuti, di solito una persona nel momento in cui dice faccio una landing page, faccio una home page, ha già ben chiaro che cosa ci vuol scrivere, però può non essere può non volerci pochi minuti per tutti. Per me il vantaggio più grande dei pattern è che si adattano alle impostazioni del tema. Io ho usato modelli preimpostati di plugin che estendono le funzionalità di WordPress e a volte ho trovato all'interno dei plugin delle formattazioni CSS, quindi delle impostazioni estetiche, che poi dovevo andare a modificare perché non erano in linea con il resto del sito. Quindi mi sono trovata un font piuttosto che quello che avevo di sistema, un colore che non era coerente con tutti gli altri titoli, una grandezza del body di nuovo non coerente con tutti gli altri titoli. Quando invece andiamo a utilizzare i pattern e soprattutto i blocchi nativi di Gutenberg, questi si adattano
alla grafica del tema che è stata fatta per tutto il tema. Penso di averlo detto malissimo, però ve lo faccio vedere così è meglio. Ok, questa è la nostra pagina. In questo momento è attivo il tema Bloxy e noi lo andiamo a cambiare. Ti ho aggiornato stamattina, sei cattivo, sappilo. Ok, adesso attiviamo Astra. Al di là del fatto che ci sia il titolo della pagina che prima non era presente, qui è cambiato il carattere ed è cambiato il colore. Sul tema Astra ho impostato che ci fosse lo sfondo scuro e quindi lo sfondo scuro resta. Qui prima avevamo un font serif e adesso è diventato un font sans serif. Quindi posso fare delle prove anche rispetto ai temi. Del tema adesso attivo generate pre e quindi di nuovo modifiche. I blocchi di Gutenberg e sono molto molto flessibili e se siamo in una fase in cui stiamo rivedendo il tema o stiamo ancora decidendo che tema utilizzare, una volta, allora a volte mi capita anche di usare questi i pattern per capire qual è il tema, l'aspetto migliore del tema da usare o il tema migliore da usare, vado a crearmi dei pattern con dei contenuti fittizi, così posso testare dei temi per vedere come può essere l'aspetto migliore e il tema più adatto per quel progetto e per quel cliente. Parliamo di come salvare i pattern. Voi sapete che il progetto Gutenberg va avanti grazie alla comunità, grazie all'aiuto della comunità. Ci sono delle funzionalità su Gutenberg che ancora non sono pronte. Una di queste è il fatto di poter salvare i pattern. Al momento, paradossalmente, per salvare un pattern o vado a copiare e incollare il codice del pattern e me lo salvo da qualche parte, oppure posso usare un plugin che mi salva il pattern. Ce ne sono diversi e quindi potete guardare sul repository inserendo la parola chiave pattern nei plugin, ne vengono fuori diversi. Io ho scelto Block Patterns. Che cosa facciamo? Si installa e attiva il plugin sul sito. Andiamo ad aggiungere un nuovo pattern dalla voce di menu Block Pattern. Possiamo creare il nostro pattern o modificarne uno. Possiamo assegnarlo a una categoria e salvarlo. Questo è un aspetto che a me serve moltissimo con i clienti, perché all'interno dei pattern io vado a creare la categoria con il nome del sito, così dico al cliente, i tuoi layout sono qua sotto, non ti puoi sbagliare, metti questa categoria e trovi tutti i layout. La gente non capisce cosa è successo nel mezzo. Ok, grazie mille. Vabbè, prendiamola così. Meglio con me che magari con
una persona un po' più timida o al suo primo talk, che con questo problema tecnico sarebbe andato in palla. Io il plugin l'ho già scaricato, adesso lo vado ad attivare. Magari ingrandiamo un po'. Ok, così magari lo vedete meglio. È comparsa la voce di menu Block Pattern. Io posso andare ad aggiungerne nuovo, ma la cosa su cui volevo portare l'attenzione è la voce Directory. Con calma si caricherà. La voce directory non è una directory dei pattern del plugin, ma si sta collegando al repository di WordPress. Quindi non abbiamo bisogno di collegarci in un'altra pagina, in un'altra scheda al repository di WordPress. Possiamo tranquillamente qui andare a cercare i nostri pattern. Al momento non possiamo andare a richiamare i nostri preferiti, come succede invece quando andiamo a cercare temi o plugin. Però comunque è già un bel aiuto. Andiamo ad aggiungere questo. Ok, una volta che è stato scelto il pattern, lui ha creato un nuovo pattern all'interno della nostra installazione, fondamentalmente. Infatti lo troveremo poi nell'elenco dei pattern che abbiamo salvato. E a questo punto possiamo andare a fare le modifiche che ci servono. Quindi possiamo andare a modificare il testo, possiamo andare a modificare lo sfondo. Che cosa orribile, quando faccio queste presentazioni vengono sempre fuori delle cose orribili, per quello che mi vergogno di essere davanti a... perché è impegnatissimo in questo momento. E torniamo indietro così non si vede questa roba orripilante. Ok, meglio. Quindi noi siamo andati a importare dal repository di WordPress un pattern e che viene salvato all'interno del nostro sito web, della nostra installazione. Qui dove c'è la voce, ci sono le opzioni del blocco, abbiamo la possibilità di assegnare a una categoria, essendo l'installazione del plugin non va a leggere le altre categorie degli altri pattern, ma solamente quelle che andiamo a scrivere. Lo pubblichiamo, come facciamo con qualunque altro tipo di contenuto. Riaggiorno questa pagina. Ok. Adesso sotto i pattern, sì, però questo effetto Murphy, sto facendo la prova, non funzioni, non vai bene. Queste figuracce così a gratis. Ah, non me l'ha presa. Dovevo... devo aver sbagliato qualcosa. Ok, se non riuscite ad aggiungere una categoria direttamente dal pattern, lo fate dalle categorie del pattern come si fa con tutti gli altri contenuti. Quindi sotto i block pattern ho tutto l'elenco dei pattern che mi sono scaricata ed eventualmente ho modificato.
e a questo punto sono disponibili. Va bene. Facciamo finta che ci sia qua scritto mia categoria, va? Facciamo finta che funzioni. 5 minuti. Sono tremenda, sono andata lunghissima, ragazzi, lunghissima. E quindi facendo clic vado ad aggiungere il pattern all'interno della mia pagina. Ok, vediamo che slide sono rimaste. Visto, vedi che dovevamo cominciare 5 minuti prima. Io però fare il fischio dell'arbitro mi prenderei quei 3 minuti che non mi ha funzionato il microfono. Questo è il trick che abbiamo visto, quindi dentro al plugin, il plugin è collegato al repository di WordPress e quindi possiamo andare a sistemare i nostri pattern con un click. Come li andiamo a riusare su un altro sito i nostri pattern? O andiamo ad attivare la modalità editor del codice, quindi viene fuori il codice dei blocchi di Gutenberg, lo copiamo e lo andiamo a incollare in... Io di solito uso GitHub, oppure può essere un blocco di testo, cioè l'importante è che non sia un Word perché ve lo formatta tutto e vi rovinate il codice. Altra cosa invece, se usate il plugin Control Block Patterns, esporta un file JSON, dalle impostazioni all'opzione di esportare un file JSON che viene importato ovviamente su un sito che a sua volta ha installato il plugin Block Pattern. Quindi puoi salvare come pattern qualsiasi blocco o gruppo di blocchi, anche quelli realizzati con plugin che estendono le funzionalità native di Gutenberg. Ricorda però che lo stesso plugin dovrà essere presente sulle altre installazioni. Quindi se voi abitualmente usate plugin che estendono le funzionalità di Gutenberg e preparate un pattern che volete usare su un altro sito, sull'altro sito deve essere presente il medesimo plugin, altrimenti il pattern non funziona. L'ultima cosa è che possiamo condividere i pattern con tutta la community. Ricordatevi solo questo, il repository è un posto di condivisione, non è la vostra libreria personale per salvarvi i vostri pattern. Quindi, prima di pubblicare, dovete leggere le linee guida che riguardano cosa si può pubblicare e che cosa non si può pubblicare. Qui nelle slide ho fatto un riassunto, poi le slide saranno disponibili, perché sennò mi sparano perché sono andata lunghissima. Molto brevemente, esiste il link crea un nuovo pattern, si apre l'editor di Gutenberg, quindi voi usate l'editor come usate normalmente. Se vi è più comodo usare l'editor della vostra installazione, lo fate sulla vostra installazione e poi lo andate a incollare nell'editor di WordPress. Seguendo le linee guida, il titolo del pattern deve essere in inglese quando lo andate a pubblicare sul repository. I contenuti devono essere in inglese o in lorem ipsum, quindi non in italiano. Puoi utilizzare solamente le immagini della libreria di WordPress. Non tutti lo sanno, ma da qualche tempo WordPress ha la sua libreria delle immagini. Poi magari ne parleremo in un meetup. Quindi, quando si vanno a creare dei pattern, si possono utilizzare solamente le immagini di quella libreria, non potete caricare le vostre. Una volta inviato il pattern, questo verrà controllato prima di essere pubblicato. Sii paziente perché richiede qualche giorno. In conclusione, i pattern fanno parte del progetto Gutenberg, che comprende il full site editing, per rendere WordPress un sistema completamente personalizzabile, riducendo al minimo funzionalità aggiuntive tramite plugin. Porca miseria. Sperimentate, divertitevi con WordPress. Io mi sono divertita a creare questo layout che utilizza il blocco Query Loop e ho personalizzato l'anteprima degli articoli. Riesci a capire come ho creato questo layout? Sono Gloria, faccio un sacco di cose nella community, come potete vedere dai badge che mi sono conquistata con lacrime e sangue. Mi trovate su Slack e su quasi tutto il web come Gloria Alchemica e ho fatto i pattern e quindi trovate anche i miei pattern sulla libreria. Finito. Domande? Certo, sì, se c'è una domanda.
Se qualcuno ha una domanda, sì, possiamo farla. Scusa. Le impostazioni che si vedono nella colonna di destra del pattern dipendono dai blocchi che hai utilizzato per creare il pattern? Sì. Scusa, devo ripetere le domande, non l'abbiamo detto prima, per poterle registrare, altrimenti non si sentono poi nel video. Sì, nel senso che qui sulla destra si apre blocco normale di qualunque blocco WordPress, quindi se sono, questo qui è un blocco media e testo, e quindi qua sulla destra avrò tutte le impostazioni che riguardano il blocco media e testo. Se utilizzate dei plugin che estendono le funzionalità di WordPress, qua sulla destra avrete tutte quelle funzionalità aggiuntive. Prego. Prego. Per gestire il responsive serve per forza un'estensione di Gutenberg? No, nel senso che qui abbiamo comunque sempre la possibilità di vedere come il nostro pattern risponde sui vari dispositivi. Dopodiché ci sono ancora delle limitazioni e a volte bisogna intervenire di CSS, lì dipende poi dal progetto che stai sviluppando. A livello CSS gli stili vengono messi inline oppure importati? Oppure vengono importati? Entrambe le cose, nel senso che lui lavora... dove caspita è? Aiuto! Modifica come HTML. Lui si sta comportando come un normale blocco di Gutenberg, quindi ci sono, qui per esempio il font size è messo in stile, però altri valori vengono comunque importati in modo generale, altrimenti non avremmo il cambio per esempio del font quando andiamo a cambiare tema, quindi ci sono entrambe le cose. Ok, grazie a Gloria, grazie. Prego. A tutti.